Eder. Mech. Pallister. Sebastiano, alla luce dei nuovi elementi, che cosa può essere davvero successo a Liliana? Guarda, io aspetto ancora quello che la dottoressa Cattaneo depositerà in procura per sapere. La mia idea non c'è nessuna idea. Cioè, io mi sono fatto mille volte questa domanda, ho parlato con migliaia di persone, ognuno ha la sua teoria, perciò io sono lì in attesa di sapere. Sì. Vediamo. Cosa ricordi di quel 14 dicembre? L'avrò raccontato mille volte. A volte, sai, parlando sempre di queste cose, magari metti qualcosa così che dopo magari crea dei... Ma non preoccuparti, perché tu nel mettere nuovi particolari e creare dei sei sicuramente il numero uno. La ricostruzione per me è stata difficilissima, perché ero talmente sconvolto che come se qualcuno mi avesse cancellato i ricordi di quei giorni, perché io in questura ho chiesto aiuto a loro e assieme a loro abbiamo rimesso in moto, cioè tutto questo mio movimento, dove sono stato, con chi, come, perché, quando, e questo assieme alla questura io devo ringraziarli per avermi aiutato. La prima volta che sono stato sentito, certamente non pensavo che Liliana fosse morta, pensavo che si fosse allontanata in qualche maniera. E quindi per questo prima non volevi proprio denunciare, poi ti sei limitato a segnalare un allontanamento volontario? Sì, e poi avevo questo lavoro dei coltelli, che comunque non volevo avere dei problemi, così, e poi ho omesso di raccontare questa storia, che poi dopo la questura mi ha detto: guarda, non è niente di particolare, niente di male. Sì, sappiamo che a Trieste tutti vorrebbero fare questo lavoro dei coltelli perché è molto conveniente, però anche in merito a questo discorso c'è qualcosa che non torna, come abbiamo scoperto proprio su questo canale. C'è forse una consegna anticipata alla sera, non lo so, questo quello lì di Liliana. Come è noto, io già a febbraio 2022, tu di fronte alla parola Rossoni cominci a avere delle strane amnesie e delle strane forme di dislessia. A quanto pare tu lì non sei passato quella mattina, ma sei passato la sera prima. Cosa confermata dalla stessa commessa? Questo non lo so, perché lei è una ragazza che, come io, ho parlato con i proprietari di questo, diciamo, era un negozio dentro un altro negozio. Ecco, di conseguenza la sera prima io ero in sauna con mia moglie. Poi siamo andati da questi miei amici romeni, cena. Cioè, adesso che io sono stato o no, non lo so, non metto la mano sul fuoco. Conoscendo Sebastiano, quindi sta praticamente confermando di essere passato dalla Galleria Rossoni la sera prima. È importante che Sterpin capisca che lui dalla Galleria Rossoni è passato la sera prima, non il pomeriggio prima. È importante perché questo dimostra che i coltelli che porta alla Galleria Rossoni sono quelli che prenderà dalla padrona di casa, da cui ospite la sera precedente. Ovviamente non potrebbe essere andato lì di pomeriggio, avendo preso i coltelli la sera. E questo ci spiega anche perché Sebastiano, alla domanda di Gabriella che fine abbiano fatto i coltelli presi la sera prima, non abbia mai saputo o voluto o potuto rispondere. Sebastiano, passando alla Galleria Rossoni, si libera la finestra temporale per incontrare il giorno dopo Liliana. Tra l'altro, Sebastiano, Liliana la sera prima sembra piuttosto giù di corda. E lo so. Forse avevate litigato? No, assolutamente no. Infatti, mentre si andava lì, c'era un paio di giorni che comunque era un po' strana, però pensavo magari, non so, che stesse male, o le ho chiesto, hai qualche problema, così. No, tutto tranquillo, tutto così. Anche perché la domenica siamo stati in bicicletta a Grado, abbiamo fatto un giro là, e poi lunedì siamo andati in sauna e poi il pomeriggio siamo andati lì da questi nostri amici. Quella mattina voi quindi andate d'amore e d'accordo, tanto che vi salutate con i crisè, con le topoline. Sì, era un nostro così uguale. E Liliana in quel momento è in vestaglia. Sì. Se quando tu vai via Liliana è ancora in vestaglia, come fai poi a riferire una telefonata alla cugina Iris, dettagli quali il tipo di borsa che lei avesse quel giorno? Io non lo so. Non so di quando... Era il 21 dicembre. Molto probabilmente io sono stato informato di questa borsa, di qualcosa, non lo so. Non lo so, dagli inquirenti o
non so quando saranno venuti a casa mia, avranno guardato, non lo so, questo non sì. mi quadra. Durante il riconoscimento medico-legale sulla salma, non si sa perché chi sta operando sa già dell'orologio rosa, come fa a saperlo? Questo bisogna chiedere a loro. Io guarda, quando ho visto quell'orologio, ho detto questo orologio lo usava quando noi andavamo in bicicletta o in moto. La sera prima la cena lei ovviamente aveva un orologio diverso. Aveva tanti orologi. Le faccio sentire. Sono venuto qua per ascoltare tutte queste cose qua. Io cerco assieme a voi la possibilità di sapere qualcosa. Aspettiamo che la dottoressa Cattaneo depositi in procura quello che è stato il suo questa cosa e poi discutiamo. Adesso è questo che noi dobbiamo aspettare, per cugina così, il fratello. Va bene, allora facciamo così. No, non ti sembra una cosa un po' strana? Non lo so, a me sembra una cosa strana. Non so, tutte queste dichiarazioni così strane, così, da questa banda degli onesti. Può essere, non dico niente, però mi sembra una cosa un po' strana. C'è la procura che deve gestire queste cose qua. Mm. Cioè ha detto questo, ha detto quell'altro. Io non sono qua per rispondere a queste persone. Io sono qua per rispondere alla procura. Ah, se sei venuto qua per rispondere alla procura, non ti lamentare poi dicendo che ti senti sotto interrogatorio. Capisci? Se loro hanno... Io sono stato sentito. Come mai Liliana si era tolta la fede? Ma diciamo che... Anch'io ho l'abitudine, quando vado a casa, mi tolgo la fede. Però poi quando esci te la rimetti? Non sempre. E nemmeno Liliana se la rimetteva quando era fuori? Non sempre. No. Non si è mai capito come mai sul dito avesse il solco della fede. Però bisogna capire come è stata uccisa, prima cosa. Liliana aveva anche delle lesioni sul volto. Queste sono cose, io ho parlato col generale Garofano, che comunque anche della vertebra. Io spero di avere delle risposte su questo. Capisce? Cioè, è stata picchiata. Ci saranno, la dottoressa Cattaneo ci dirà se le cose sono andate così. Io ho parlato col generale Garofano su questa lesione alla vertebra. E mi ha detto, Sebastiano, questa è una lesione di un millimetro. Liliana aveva anche delle lesioni sul volto. Questo saranno cose che la procura ci dirà. Ecco, queste lesioni possono avere altre risposte. Ci sono molti punti che restano ambigui e tu non dai delle risposte chiare. Ma vedi, rispondere, io ho risposto in procura di queste cose qua. Queste qua, che cose che vengono esposte, io ho detto, sono a disposizione qualsiasi cosa. Pier Giorgio il 30 dicembre ha l'incidente più pazzo del mondo. Ma dai, è vergognoso questo, parlare di questo, perché mio figlio si è trovato in difficoltà. Questo posto è esattamente sul lago di Lobardò, sul vallone, dove c'è una rientranza che mio figlio si è fermato lì per fare i bisogni, questo me l'ha detto lui. Ecco, succede. La macchina è andata avanti, è finita con una ruota e un buco. Non riusciva a uscire fuori. Quindi... A questo punto Pier Giorgio si ricorda di avere un padre e ti chiama. Mi ha chiamato, ma anche in maniera molto così, gridava, papà, sono qua, c'ho la macchina di sua moglie, ho detto ho paura che magari... si fosse rovinata oppure non posso lasciarla qua. Allora a un certo punto ho detto, vengo su io, ho chiamato i vicini di casa perché non mi ricordavo. Insomma ti serviva una corda. Una corda, una cosa e l'altra. E poi mi sono ricordato che avevo dei cavi che io usavo per legare le bici dentro con gli lucchetti, per non, anche se aprivano la macchina non potevano rubare le cose, che poi le ho portate anche qua, questi cavi, a far vedere. E poi piano piano sono andato là e abbiamo agganciato questi cavi e a forza di dai e dai. Sì, ma questi cavetti esattamente dove li hai attaccati che non si è mai capito? Questo l'ha fatto mio figlio davanti alla mia macchina e dietro la sua. Non so in che punto esatto è stato agganciato. E poi all'ultimo colpo a un certo punto non si riusciva. E poi miracolosamente ce l'hai fatta. Tirato i cavi, siamo andati verso casa, lui è andato per la costiera, io sono andato per sopra. E qui scatta la misteriosa chiamata ad Arturo, che è distante da casa tua anni luce. Arturo è il mio amico, trovo su Incarnia, sono tutte chiacchiere queste. Io dico,
mentre ero in strada, ero preoccupato. Ero preoccupato che magari mio figlio si fosse fatto male, perché gridava, mi diceva: papà, ti prego, vieni qua. Cioè, ero... Certo che è strano un uomo di mondo come Pier Giorgio andare nel panico per una ruota leggermente impantanata. Io non lo sapevo. Mi ha detto che si trova in difficoltà. Trova in difficoltà. Interessante. Quindi ogni volta che qualcuno è in difficoltà si parte da casa con una corda. Mettiamo che la macchina fosse esplosa e andata a fuoco. Noi con una corda cosa avremmo fatto? Mi ha detto che con la macchina era finito, non riusciva a uscire. Ah, allora torniamo alla precedente versione in cui te l'aveva detto. Non sapevo esattamente come queste cose qua. E ho chiamato il mio amico Arturo, gli ho detto: guarda, è successo questo, che poi tra l'altro mio figlio conosce la famiglia, siamo stati ospiti là. E vabbè, cosa c'entra? Non è che lui in quel momento poteva chiamare tutte le persone che conosce in tutta Italia. Gli ho detto: guarda, sto andando da mio figlio che, non lo so, mi sembra un po' strano, perché mi sta urlando, è disperato. Cioè, io pensavo che magari fosse successo qualcosa, no? E poi gli ho detto: quando avrò delle notizie ti richiamo. E quando abbiamo finito tutto, c'è probabilmente anche la telefonata, l'ho chiamato e gli ho detto: guarda, niente di grave, è successo questo, adesso stiamo tornando a casa, tutto qua. Io non ho chiesto niente a lui, non ho fatto niente a lui. Quindi non è nemmeno vero che ad Arturo hai chiesto la corda? No. Fatto sta che in quei minuti fai un bel po' di telefonate. Un po' di telefonate a chi? Probabilmente volevi addolcire la pillola per Giorgio con un po' di miele, perché il mistero è che in quei minuti contatti l'apicoltore, forse tuo parente, tuo cugino, tu dici tuo amico, Dario Visentin. Io a Arturo non ho chiesto la corda, non ho chiesto niente. Quello che ti stai dicendo tu è chiamare i vicini. Io ho chiamato i vicini. Io ho chiamato la Carnia non per chiedergli qualcosa, per dirgli, informarlo che mi trovavo in questa situazione. In quei minuti contatti l'apicoltore Dario Visentin. Questo è vergognoso, questa cosa che dice Serpin, che tra l'altro tutta una serie di cose che io volevo anche dire, è vergognoso che lui abbia coinvolto questo mio amico Dario. Quindi, pur avendo lo stesso cognome, adesso non siete più parenti, ma siete solo amici. Non è un amico, era un ragazzo che... Ah, adesso non è più nemmeno un amico, ma è solo un ragazzo che forse come te amava i Beatles e Rolling Stones. Lavorava con me al Messaggero, che mi sostituiva quando io ero impegnato in altre cose. E diciamo che gli ho fatto le foto di matrimonio, e passo spesso a trovarlo. E sono due persone, marito e moglie, che lavorano alla Fincantieri. Però questo apicoltore si trova nei pressi dove Pier Giorgio si impantana e ti chiama poco prima che ciò accada e avete una conversazione lunga circa 6 minuti. Ma cosa vi dite? Bisogna chiamare lui e dirgli cosa ne abbiamo parlato. Il mistero è che però questa persona tu non l'avevi sentita nei giorni precedenti e poi la senti quel giorno, poco prima dell'incidente di Pier Giorgio e poi la sera mentre forse stai tornando a casa. Passavo di là. Il problema, Sebastiano, è che l'apicoltore che si trova nei pressi di dove accadrà l'evento tragico a Pier Giorgio ti chiama prima che tutto accada. Questo bisogna chiedere a lui. Cioè, dice: perché hai chiamato Sebastiano? Adesso io non me lo ricordo perché, però se c'è questa telefonata, lui risponderà. Beh, certo, di solito se c'è una telefonata qualcuno risponde. Perché non parliamo, non so, di questa stranezza di Claudio che la mattina del 5 va in questura dicendo: perché non andate a cercare là? Non sembra una cosa strana questa? Che il signor Sterpin, che la sera prima era al posto delle fragole con Gabriele Salvo, lì più di un sacco di tempo, a 100 metri dove era il corpo di Liliana? Non sembra una cosa strana? È una cosa strana che il signor Sterpin va la mattina in questura cancellando dal suo telefono quei 4 messaggi che sono fondamentali e importanti e dice a loro: perché non andate a cercare là? E hanno trovato proprio là il corpo di Liliana. Quindi in realtà si scrive Sterpin ma si legge Jack lo squartatore? Indubbiamente non dico che lui abbia fatto del male, può essere stato un incidente, qualcosa, una discussione. Io questo che penso io non lo accuso di omicidio, però lo accuso di veramente questa cosa su Liliana, questo braccaggio che aveva lui, questo secondo me deve aver causato un po'
questa tensione, questa cosa. Secondo me Liliana non riusciva a liberarsi di questa persona che comunque probabilmente la opprimeva. Ma tu sapevi che Liliana e Claudio avevano questa bellissima storia d'amore? Assolutamente no. La mattina del 14, chi cancella il contatto di Claudio dal telefono di Liliana? Molto probabilmente l'ha tolto lei. Molto probabilmente lei ha bloccato il numero di Sterpini. Poi lo ha cancellato, l'ha tolto dalla rubrica. Dopodiché Sterpin ha chiamato e il telefono non ha registrato, non registra il nome e lo vede come numero. Qualcuno sostiene che questo sia avvenuto dopo le 10, Liliana in quel momento era già fuori. Allora questo non ero io certamente, perché non ero a casa. Però sia Silvia Radin che l'albergatrice sostengono che tu a loro hai riferito di essere tornato a casa quella mattina. L'albergatrice, ma per favore, io ho raccontato loro, ma loro hanno prove di quello che dicono? Loro non avrebbero nessun motivo di mentire, oltretutto il principio del testimone è lui riferisce la sua versione e se come persona viene ritenuta credibile gli si crede a prescindere dalle prove che possa avere. Perché dovrei dirlo farso io? Per te invece è diverso perché tu sei comunque coinvolto nella storia e se per caso avessi un ruolo è ovvio che tu sei qui a non dire la verità. In una delle primissime versioni, che sono quelle che sono più rilevanti ai fini dell'indagine, tu però affermi di essere tornato a casa tua alle ore 12. Certo. Ma se alle 12 arrivi a casa tua in via Verrocchio, come fai circa 10 minuti dopo a partire per il giro con la GoPro dal magazzino? Questo gli orari esattamente, non so, ma io penso verso quell'ora lì che sono andato a casa a pranzo. E come facevi a essere contemporaneamente in bicicletta? Sempre la solita dote dell'ubiquità? Perché io ho la bicicletta, c'ho una bicicletta in studio, una in macchina e una a casa. No. Sì, ma se sei a casa, come fai a iniziare il giro con la GoPro alle 12:15? Certo, io guarda, adesso gli orari, io dal studio ho preso la strada per il centro di Trieste, sono andato su dalla parte di là e ho fatto tutto il giro che è stato comunque documentato dalla polizia, tutte queste cose qua. Poi finito il giro, son arrivato a casa e con la bicicletta, mi sono fermato a mangiare e dopo sono tornato in studio. Il 14, quando fai il giro della GoPro, non sei sicuramente vestito da ciclista. Io sono partito dallo studio, io ho la bicicletta in studio e ero vestito così. Quindi prima di partire con la GoPro non sei passato da casa? Certo che non sono passato. E allora perché il 21 dicembre avevi detto di essere passato da casa? Guarda, adesso io i giorni, gli orari, lei dice, sono tornato io in quello a casa. Stato d'animo in cui alle ero, mi sembra di essere sotto processo. No, delle mie incongruenze, io mi rendo conto di questo. Lei è stato io mi rendo conto, io dico a tutti quelli che si stanno guardando in questo momento, provate a pensare di essere voi in questa situazione in cui tua moglie la salute la mattina e dopo non la vedi mai più, né viva né certo. morta. Di conseguenza, io mi rendo conto che tante cose, gli orari, certe cose, sono state cancellate dalla mia mente, ho cercato di ricostruire, ho avuto veramente guarda, una cosa tremenda, non auguro a nessuno quello che ho passato io quei mesi lì, poi quando è stata trovata. Il funerale e tutto il resto, cioè veramente la risumazione del corpo, questa è la cosa che mi ha ferito di più, dove io ero terrorizzato. Scusi, le faccio una domanda. Come mai Liliana è finita dentro una bara comprata al discount? Io ero alle pompe funebri con la cugina e col fratello. Sì. Io ho chiesto il nulla osta per aver la per poter cremare mia moglie. Di conseguenza non mi è stato concesso e di conseguenza io alla pompa funebre ho chiesto di... loro mi fanno, guarda, per poter cremare ci vuole mettere in una bara particolare, leggera, non quelle bare classiche. E di conseguenza erano presenti la cugina e il fratello e ho deciso di metterla in questa bara qua. Per me era la cosa più logica da fare. Però qualcuno doveva anche intervenire e dire così non va bene. Questo lo dovevano dare gli inquirenti, queste cose qua. Io non lo sapevo questo, tutto il proseguo delle cose. Sì, io sì, l'ho sì, fatto sì. per lei, insomma. E immagino che hai fatto questo gran sacrificio per lei, perché lei ti aveva chiesto di essere cremata. Anch'io. Parliamo
di questa resumazione del corpo, no? Che comunque per me è stata drammatica, vissuta veramente. Io ero lì in cimitero, ero l'unico della famiglia, dei parenti, era l'unica persona che ero lì. Ero lì assieme al caporedattore Laura Tonero del Piccolo, che lei mi sorreggeva. Io veramente stavo crollando a pezzi, stavo veramente. E a un certo punto. Sì, ma Sebastiano, perché hai comprato la barra al discount? È colpa mia, questo. È stata fatta apposta questa roba qua perché c'era la cremazione. Ma perché doveva essere. Nel momento in cui però non c'era la cremazione, era meglio comprare un legno di migliore qualità. Obiettivamente, le bare fai da te dell'IKEA non sono adatte per certe situazioni durature. Devi cambiare bara. Se io avessi saputo che. Potevo cremarla e l'avrei cremata. Aspettavo il nulla osta. Ma la bara l'hai scelta tu o te l'hanno assegnata a tavolino? No, me l'ha detto l'agenzia, mi ha detto guarda, per poter cremare il corpo, oppure lo mettiamo già che non in una bara normale e dopo già? Bisogna cambiare bara. Ma quando hai optato per la bara in promozione prendi due e paghi tre, sapevi già che non avresti potuto cremare Liliana? Non lo so, non adesso ti dico non. No, siamo andati lì in agenzia dicendo guardate io sto aspettando dalla procura il nulla osta per poterla cremare, questo io non so se me lo davano fra una settimana, fra un mese o mai. Avevamo chiesto la possibilità di avere. Una persona che cerca la verità non cremerà mai un corpo su cui bisogna trovare la verità. Perché tu invece eri così ostinato nel tentare di farlo? Questo io non lo so, questo qua dipende dalla procura, tutta il retroscena di questa cosa l'abbiamo saputo in futuro, cioè. Un bel giorno aprendo un cassetto di casa tua trovi un cordino simile a quello trovato indosso a Liliana il 14. Guarda, se avevo qualcosa da nascondere. Certo, li avresti fatti sparire, però quando le forze dell'ordine fanno la perquisizione in quei cassetti, quei cordini non ci sono. Quindi tu, più che farli sparire, li hai fatti apparire. Questo è una cosa che comunque. Con gli inquirenti siamo un attimino così. Cioè io se avevo qualcosa da nascondere avrei preso questi cordini e li avrei buttati via. Io ho chiamato la polizia, gli ho detto guarda ho trovato, cioè non so, è un autogol, l'ho fatto apposta. Io non so rispondere. Io non lo sapevo che c'era questo cordino. Non. Se io avessi qualcosa da nascondere, te lo ripeto, avrei preso i cordini e li avrei buttati via e non avrei detto niente a nessuno. In realtà, come dico da prima dell'Amarano, c'è da dire che sul cordino di Liliana era stato trovato del DNA. Qualora questo DNA fosse stato attribuito a te, tu dicendo che quei cordini erano nel tuo cassetto, avresti trovato una validissima giustificazione. Tu però per giustificarti hai iniziato a sostenere di non sapere che al collo di Liliana ci fosse un cordino. Ma com'è possibile? Adesso mi fai domande che ho 3 anni e mezzo. Io ti dico, sono venuto qua per parlare di tante cose, ma queste cose qua sono cose che allora, possono Sebastiano, rispondere parliamoci gli inquirenti. Chiaro. Quel cordino come ha fatto ad arrivare dal cassetto di Via Verrocchio all'interno del parco dell'ex OPP? Questa è bella domanda. Cosa vuoi che ti risponda? Io non lo so questo. Io chiedo se c'è qualcuno che mi può dire come si può manipolare o trasformare quei video che io ho fatto in queste cose strane. Quella mattina dove era installata la GoPro? Sulla manubrio, io ho messo un affare per infilare dentro e stava così. Poi la GoPro ha antivibrazione e tutto quanto. Lì siamo sul Carso e c'è questi sentieri, una macchina non può arrivare lì. Perché molti si ostinano a dire che si sente rumore di uno sportello o altro e c'è anche il traballio della telecamera, però in realtà come abbiamo detto, siccome quelle sono riprese fatte dalla Marano sull'iPad della procura, ovviamente il tremolio e le voci sono dell'ambiente locale. Tu naturalmente quel giorno eri solo. Certo che ero solo. Io ho centinaia di video a casa fatti magari in tempi successivi in Slovenia, in Austria, di qua e di là dove viaggio io. Tutti i filmati sono perfetti. Ritorniamo sul giorno della riesumazione del corpo. Ero solo io dei familiari e c'era la giornalista Laura Tonero vicino a me. C'erano tutte le troupe schierate di qua e di là. A un certo punto da lontano si vede
una persona, la giornalista, ma quello non è Sterpin? Sì, è Sterpin. E viene lì, si fa nascondere, così, no? A un certo punto ho detto, ma cosa viene a fare questo signore qua, no? E questo è un momento delicatissimo, è un momento sacro. Si parla della redenzione di un corpo. E lui, a che titolo è venuto lì? E poi tutte le troupe su di lui, qua e là, come fosse, non so. Questa è una cosa che mi ha ferito moltissimo, perché è una mancanza di rispetto, è un segno di inciviltà, perché dimostra quanto una persona non sa cosa vuol dire amare una persona. Cercando la verità, dovevi tutelare il corpo di Liliana. Quando hai capito che non sarebbe avvenuta la cremazione, perché non hai comprato una bara decente? Ma c'erano i familiari che sapevano di questo. Ma loro avevano qualche dubbio, qualcosa, avrebbero potuto dirlo. Non sapevo io che sarebbe passato un anno, forse anche più. Sebastiano, è sempre un piacere ascoltarti. Non sotto interrogatorio. L'interrogatorio lo lasciamo a chi di dovere. Io credo che siccome questo è un caso di... Sono tante cose che quindi possiamo non è un parlare interrogatorio della nostra vita, di quello che mi aspetta. Aspettavamo io e Liliana, futuro d'amore. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.